Abbonati e vedrai video senza pubblicità. Buona visione. Nella vita degli uomini vi sono momenti, rari ma ve ne sono, in cui, come colti da improvvisa vertigine, essi sentono vacillare tutte le loro luci abituali, tutte le loro certezze, tutte le loro fedi più salde. Ricondotto al suo punto centrale, l'individuo sente allora a nudo, inesorabile, tormentoso, ciò che è il problema di ogni problema e l'angoscia di ogni angoscia. Che sono io? Ieri, oggi, domani, in ogni tempo, in ogni luogo, tutto quel che è stato fatto dagli uomini, in gesti di luce come in gesti di miseria, non è stato fatto che per sottrarsi a questa angoscia, per eludere questo problema, per distrarsi, per darsi uno scopo, una ragione, qualcosa insomma che permetta di non pensare e di continuare a vivere. Tutte le religioni, tutte le filosofie, tutte le morali, come anche tutte le piccole utilità e le illusorie ebbrezze della vita quotidiana, sono state inventate dagli uomini per velare a se stessi questa oscurità centrale, per far tacere la sensazione di profondo terrore di chi ha fatto intorno il deserto, solo con sé, a sé, dice io. Scoprire il gioco e non più prestarvisi, sventare la lusinga, rinunciare all'illusione, spezzare i compromessi e mettersi a ferri corti con se stesso, l'animo colmo di sdegno. A ciò è chiamato chiunque voglia dirsi uomo. Ma allora questo terrore non può non manifestarsi e, contemporaneamente, la coscienza della grande solitudine. Nulla dove appoggiarsi, nessun luogo dove andare. E un soffio gelido con la dura parola: non credere, non amare, non sperare. Vi è chi non resiste alla rarefazione e si spezza. Vi è chi, con la reazione selvaggia della belva che non vuole morire, si scuote, si stordisce. Ed ecco che a lui si impone la persuasione che ciò deve essere soltanto incubo, concezione folle di cervello arso da febbre. L'illusione egli chiama realtà. E torna alle certezze, alle fedi, agli affetti, a tutta la sana vita degli uomini. Vi è poi chi, scartando, prende la via della retorica. Il problematico dell'essere, il problematico dell'io in lui, impotente ad assumere il vuoto, ad affrontarlo e sopportarlo intero, si fa problema filosofico. Una nuova verità, un nuovo sistema nasce, si finge luce nelle tenebre e dà nuova esca alla volontà di illusione e di continuazione. Ma, al di là da tutti costoro, colui che nel crollo tiene fermo e fissa, senza tremare, l'oscurità, e gli dice: basta, non più questo. Si impone. Vuole spezzare la nebbia maledetta. Conoscenza di sé e in sé dell'essere. Questo o nulla. Penetrare effettivamente la natura della crisi spingente ad una tale conoscenza, e anche penetrare che questa
o è qualcosa di assolutamente trascendente o non è. Per ipotesi, essa non può essere materia né di astratto intelletto, né di fede, né di sentimento, né di ciò che la cultura moderna ha inteso per scienza. Ad essa si giunge soltanto per una azione, per un'azione creativa, trasformativa, sostanziale, interiore. Per un'azione che stacchi via da tutto e porti la coscienza e l'entità profonda di cui la coscienza è fiore a qualcosa di nuovo, a tutto un altro modo di essere. Almeno così lontano dal modo della condizione umana di esistenza, quanto questo è dal modo della condizione animale di esistenza.